Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Oggi cominciamo questo vlog con questi due pacchettini che mi sono arrivati. Vediamo subito cos'è, anche se secondo me è la collaborazione quella là con New Chic. E vediamo un attimo, sì. Però sono arrivate giusto due cose. E poi man mano vi farò vedere le Cestino. cosine che ho scelto. Questo qua è il cestino per la biancheria. Eccolo qua, mi sono presa un bel cestino per la biancheria. Amazon. Vediamo un po' com'è. Ah, lo devo montare. L'ho preso in un grigio tortora. Guardate che carino, anche con scritto laundry. Vabbè, dopo ve lo faccio vedere montato. Qui ci stanno tutti i vari ferretti. Aspetta, questo è il cesto per la biancheria, per metterci i panni sporchi dentro, perché quello là che ho di legno, ragazzi, si è tutto rovinato. Tutti i legnetti si stanno togliendo. E poi c'è quest'altro pacco che non so cosa possano averci messo dentro. No, è un rotolo. Secondo me o il rotolo quello là per la scrivania. Questa, prendigli un attimo l'acqua, Jacopo, amore. Ok, c'è altro scotch. Wow, pacchetti perfetti, ragazzi, e sono arrivati in circa 10 giorni. 10 giorni. Sì, non voglio rompere tanto perché ho paura. Vediamo. Che c'è qualcosa di Ah, che bomba! Boo. Eccolo qua, questa è una cosa che aspettavo veramente da tanto, tanto tempo. Cioè, da tanto tempo, che volevo già acquistare su Amazon. Però ne ho approfittato di questa collaborazione con New Chic, stai fermo. Quindi ringrazio l'azienda. E mi sono presa praticamente, ragazzi, questo è un tappetino che va sulla scrivania per appoggiarci sopra il computer. Ed è. Ma che vuoi tu? Vediamo un po' così, no, tanto non se ne non esce. si va sulla scrivania, lo devi Ed è tagliare. praticamente in ecopelle. Io ho preso un bel colore rosa. E guardate qui com'è bello grande. Sì, ma non ce la fa tutta la È scrivania. grandissimo. Non ce la Come fa. non ce la faccio? Ma non serve tutta la scrivania. Questo qua è un tappetino, mo lo andiamo a mettere. Per, Che tipo per sopra il si mouse. mette. Così il mouse scivola, poi si appoggia sopra il computer e non si rovina la scrivania. Ce l'ha pure in me contro te. Anche i miei contro te ce l'hanno, hai visto? E quindi io l'ho presa in rosa. È veramente, ragazzi, una bella pelle doppia. Guardate, non è Morbido. fina. Vabbè, morbida, certo, perché è ecopelle. E poi non è un'ecopelle fina fina, quindi è bella doppia. Mi piace veramente tanto. Allora, adesso montiamo il cesto per la biancheria. Lo vado anche a mettere in bagno. E poi andiamo a mettere questo tappetino. Quindi, per il momento, ringrazio New Chic. Sono arrivate due cose, però devono arrivare anche altre cose. Che ho preso, aspetta amore, se no non mi vedo. Ho preso due fodere per cuscini, sempre con il rosa, da mettere in camera da letto ora che finirà, ora che finirà il Natale. Poi ho preso un paio di scarpette e una tuta barra pigiama da mettere in casa. E poi mi pare basta, non mi sono presa più niente. Non Quanto spesi in ricordo. tutto? No, è stata una collaborazione, io non l'ho comprato. Me l'hanno regalato. Me l'ha regalato New Chic. Comunque, montiamo queste due cose. Non vedo l'ora di mettere il tappetino sulla mia scrivania. Faccio il Però video. prima la vado a pulire. Aspetta, montiamo prima. Allora, no, ci vuole il. Lo scotch. Oh, mio, un giravide. Però sta scritto in inglese. Perché non in italiano? Cazzo, spidanola. Se spedite in Italia dovete anche scrivere in italiano. O se no noi come leggiamo qua per chi non sa l'inglese? Allora, installazione. Connect to columns insert in the plastic heads into corresponding X aluminum pips. Fix them with the screws. Connect the contact. Ma che cazzo devo fare? Allora. Non ci ho capito niente. Ah, ok, questo così. E quindi io che devo fare?
senza rotelle. Attento. Ah, io prendo pure un attimo questo. Aspetta. Aspetta, mo ti tolgo l'aspirapolvere. Dove vai? No, è qua in bagno, amore, qua. Vieni, vieni qua. Ha portato a far vedere Vincenzo. Allora, io mo levo un attimo questo. Aspetta che leviamo questo. Oh, mamma, ci cambia un attimo i panni da dentro. Ok. Ma io meglio. Metti qua, vediamo un po' come va. Bello! Visto? Ma questo mani. Eccolo qua. Mamma. No, no, questo no, ma lo togliamo perché è tutto rotto, amore. Vedi, i legni si stanno rompendo tutti quanti man mano. Guardate qua. È praticamente tutto fatto. Solo che si manteneva bene per via, ecco. Ma è buttato tutto. Aspetta. Ma è buttato tutto. Ecco qua. Ma è buttato tutto. Quindi, questo qua. Qua si mette i panni qua dentro, cesto per la biancheria cambiato, invece ora andiamo a mettere il tappetino per il computer. Tutto e poi i bianchi sopra, Aspetta, amore. Così. Anch'io, Manny. No, aspetta, faccio io, amore. Jacopo, l'aiutante della mamma. Aspetta, non ci mettere pure i legnetti, amore. Questa roba qua si deve buttare. Ok, qua stanno gli altri legnetti. Vai, chiudi. Ok. No, 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 che giri qua. Aspetta. Fermo, ok. Premi, chiudi bene. Ok, ora mettiamo il detersivo. Ma voglio un attimo provare per la prima volta il detersivo che vi ho fatto vedere, che ho acquistato al Conad, e voglio vedere proprio com'è. Il profumo è proprio di Marsiglia. Ce ne metto sempre due perché comunque i panni altrimenti non si lavano bene. Ti piace il profumo, amore? Ma che? Perché tu hai cattato lui? Accattato, comprato. E poi ammorbidente coccolino, che è stra buonissimo come profumo. Chiudi piano piano, amore. Aspetta, ok. Bravissimo. Ora andiamo in camera di mamma che mettiamo il tappetino. Ragazzi, io non ho figlie femmine, ma comunque. No, aspetta, fermo. Ma comunque ho questo birbante che mi aiuta, anche Vincenzo, quindi non posso lamentarmi. Stavo vedendo un attimo lo spray, quello là per la polvere. Dove sta che volevo? Vabbè, vado a prendere lo spray per i vetri. Aspetta, però ancora non lo devo mettere, devo prima pulire. Andiamo. Allora, senza il tappetino è così. Ora ci andiamo a mettere il tappetino. Spero che non sia grande, perché comunque questa scrivania di Ikea, ragazzi, è piccolina. No, ancora devo pulire, aspetta. Questa scrivania di Ikea comunque è piccolina, perché è comoda proprio per chi ha poco spazio. Però comunque è comoda per... Guardate, io ho organizzato il tutto così. E vabbè, comunque ora andiamo a mettere il tappetino e vediamo com'è. Eccola qua messa, la, diciamo, sto tappetino in ecopelle. Allora, per la mia scrivania è un pochino grande, infatti ho messo un po' di bordo di qua e anche un pochino di bordo qua nel lato. Però per chi ha una scrivania più grande va comunque perfetta. Però vedete, almeno questa qua secondo me è buona anche per i bambini, soprattutto per chi in questo periodo sta svolgendo la DAD, che almeno non rovinano la scrivania, il mouse scivola perfettamente e niente. Ecco qua, quindi l'ho messo qua. Qui c'è la seggiola e questo è tutto l'angolino YouTube. Sono Monella io. Diciamo che viene nonna presto, così te ne vai. Tu vuoi andare? No, 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 però non mi devi scombinare il letto, è proprio una cosa che odio. Vai.
qui sotto vi lascio il codice per avere uno sconto se volete acquistare qualcosina di queste due cose, cioè se volete acquistare una di queste due cosine. E poi comunque la prossima volta che arriveranno le altre cose ve le farò vedere. Però avete visto, gli imballaggi sono perfetti, i tempi di spedizione, devo dire la verità, sono passati circa 10 giorni. E questo è quanto. Comunque speriamo che bene non ti abbia così di nuovo. Non so se si c'è tu, hai tre se ne vanno chi la di lui. E io, olè, olè, sto in tranquillità. Perché guardate qua che casicca mi sta combinando. Non ce la faccio ciu 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 ciu. Mo dopo il bagno però. Ragazzi, mi sono fatta anche un bellissimo shampoo in tranquillità ed ora sto scendendo perché sono le 16:45 e prima che mi chiami la ragazza del dopo scuola voglio andare a fare un giretto per quanto riguarda negozietti di giocattoli e quindi voglio andare a vedere un pochino, insomma vado a fare un po' di shopping, non per me, insomma vado in giro a piedi e poi dopo aver preso i bimbi, sì qui aspettate che c'è Rosario, ok, c'è Rosario che stava parlando, e poi dopo vado a prendere i bimbi, vengo a casa sperando che riesco a fare tutto, vengo a casa, poso quello che devo posare e metto via per bene, poi dopo vado a prendere i bimbi al dopo scuola e poi dopo vado da mia suocera a prendere Jacopo e poi ce ne torniamo a casa. Io stasera non so cosa cucinare, praticamente ho le verdure che avete visto che ho fatto già e quindi ok, ci siamo per il contorno, però che faccio per il secondo? Cioè non lo so, la pasta ne ho lasciata un po' da pranzo per Giuseppe se la vuole, però per noi ragazzi non lo so. Comunque ho messo anche il cappellino perché ora ho fatto lo shampoo e i capelli sono ancora belli umidi e non voglio prendermi un raffreddore o una febbre. Io ora scendo e vado a fare tutte queste commissioncine. Comunque mamma mia che tranquillità, comunque non so quante volte ho detto, però comunque che tranquillità ragazzi, sentite? Non si sente nessuno. Che tranquillità. Eccoci qui. Allora, aspetta che mi aggiusto un attimo i capelli, sennò sembro una pazza. Però aspetta, magari vicino alla cucina, no, te qua. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Io sono Deborah. Vengo qua. Vengo dalla provincia di Salerno. Un paese di circa 30.000 abitanti. E niente, che anno di merda. Vedi? Comodità di non avere i capelli davanti al cavolo. Allora, eccoci qua ragazzi, tornati a casa, ho recuperato bimbi dal dopo scuola. Ma perché alzo sempre la voce? Ho recuperato i bimbi dal dopo scuola, ho preso, mi piace gesticolare con questa mano. Ho preso Jacopo che era da mia suocera. Ma dove è ed ora, non lo so, abbiamo fatto i cretini e non lo so dove l'abbiamo preso. Forse secondo me se ne è preso Jacopo. No, sono il mio telefono. Secondo me se l'è preso Jacopo. Faga messo dentro zaino, sei sbagliato. Vedi, controlla. Comunque stavo dicendo, sono andata a prendere anche Jacopo da mia suocera. Ora sto preparando, ho comprato le frittelle, quelle là di alghe. Dove le hai messe? Comunque ho preso le frittelline di alghe, 500 grammi. Buone frittelle, me le mangio tutte. 500 grammi, le ho pagate 1,50 €. Poi ho preso, stasera cena velocissima, arrangiatissima, 300 grammi di prosciutto cotto, l'ho pagato 2,50 €. E 100 grammi di crudo, l'ho pagato 1,50 €, che però ragazzi è salatissimo. E poi insalata già pronta. Mamma mia, stasera Deborah cucina proprio una prelibatezza che voi proprio non ne sareste capaci di farlo. Come pane, cioè, i miei panini a olio per metterci dentro l'affettato, l'insalata e poi se mangiamo pure le frittelle. Beh,
Guarda qua che c'è che ti ho fatto stasera. Per noi i panini ad olietto e per Peppiniello la rosettella. Che sta ancora lavorando mio marito. Giuseppe fa quando non lavorano, che purtroppo non c'è lavoro, perché lui è operaio edile. E purtroppo qui al sud sapete un po' come funziona. Quindi a volte lavora, a volte sta a casa. È così. Niente, vabbè, mo preparo i panini, poi mangiamo e poi andiamo a dormire. Comunque quel servizio là tutto bene, ho fatto tutto, sono stata 3 ore in tranquillità, ne ho approfittato per farmi lo shampoo, sono andata là, sono tornata, ho sistemato tutto ed ora mangiamo. Comunque ragazzi, sono stata 3 ore super tranquilla, che chi ha i figli può capirmi quando non ce li ha come si sente. Sono la nostra vita, sono la nostra gioia. Ringraziamo veramente Dio di averceli donati. Però ragazzi, quando non ci stanno, aspettate che un attimo di gioia, di pacatezza, di come si dice, di rilassamento, insomma, ci pervade. E quindi siamo più tranquilli, veramente. Ogni tanto ci sta. Noi qua in campagna siamo da marzo con questa benedetta DAD. A settembre hanno fatto, cioè a settembre, hanno cominciato quasi a ottobre loro, ottobre, ma non mi ricordo manco. Comunque se hanno fatto 4 giorni è veramente tanto, tanto. 4-5 giorni veramente è tanto. E a gennaio non si sa se poi ricominceranno, perché mo mettendo questa zona rossa, non penso che a gennaio subito rientreranno. A Natale saremo da soli. Va bene così. Che anno di Amoriaggio, controllate già Cristian. Il papà che controlla il TikTok ai figli. E io ho acceso le candeline. Carine, carine. Struccata, pronta per la ninna. Ho messo anche un po' di burro cacao. Pure se questo qua mi sta terminando. È quello là con il rossiccio dentro, rosso. Ragazzi, il vlog di oggi è terminato, ci vediamo giovedì con il prossimo vlog. Un bacione e al prossimo vlog. Ciao!